Egitto ed è morto alla tenera età di appena 106 anni. Saluto a lui che a quell'epoca 106 non so che cosa era, ma era ricchissimo. Entrando in chiesa, ascoltò il Vangelo, disse: vendi quello che hai e dalla ai poveri. Lui vendette 350 campi e donò tutto ai poveri. Si rimase una bella porzione ancora per lui. La seconda ondata vendette anche questo, una porzione la lasciò per la sorella perché sennò rimaneva senza viveri, e se ne andò a vivere in un castello dove ogni giorno un suo attendente gli mandava un pezzo di pane sopra un muro piroccato. La sua storia è stata sempre travagliata dalle tentazioni del demonio. Tra i nostri antenati si racconta che la mamma non poteva avere figli e sfortunatamente si raccomandò al demonio: se tu, demonio, mi dai la gioia di avere un figlio, io questo figlio lo darò a te. Mamme, non vado mai in una passare del genere, perché è brutto un voto del genere. Che sta mamma, quando il figlio poi crebbe, gentilmente, un po' di silenzio, quando il figlio crebbe, era bello suo figlio, pieno di entusiasmo, bello anche fisicamente, sta mamma piangeva sempre, dice: ma perché suo figlio mio, l'amore devo darlo al diavolo, perché ho fatto questo voto? Sentite, il rimorso alla coscienza, ricordatevi sempre che il rimorso prima o poi vi prende, ed è brutto il rimorso, è la cosa più brutta di questo mondo. Il giorno, mentre piangevi di rossa mente, dice: mamma, ma se posso sapere perché stai piangendo? Figlio mio, piange per te. E che dà c'è qua? Non fate niente, ti voglio bene. Dice: perché ho fatto un voto così, così e così. C'è messo, mamma, tu mi preoccupavo. Poi ci penso io. Allora, disse, prese un sacco, questo era il racconto dei nostri antenati, prese un sacco, lo aprì e disse: nome e parte di Dio, tutti i diavoli nel sacco mio. Suo sacco si gonfiò, lui la attacca alla parte superiore e andò da un fabbro ferraio, lo mise sull'incudine, dice: guarda, chiama a Sedir, se serve un martello più grande, ci deve dare dei colpi in modo che le due parti della deriva, se non ti preoccupare, vieni qua, metti qua, vado a lasciare lì, vedi un martello, pane, punto, che ci si gonfiava. A lui l'ultimo non ce la faceva più, ma che ci stanno? Diavolo e cadente. Sì, effettivamente stanno i diavoli. Allora lui aprì il sacco e disse: il nome è parte di Dio, tutti i diavoli incontro all'inferno. Però prima di andare via deve dare il fuoco, la parte del fuoco anche a me. Ecco perché sull'immaginetta, stanno qua che poi lo distribuiamo, ci sta il fuoco sul libro. E poi in genere ci sta il maialino, perché un fuoco è Sant'Antonio, ne sentite parlare, no? Anticamente si curava con la sugna. E questo è un maialino da vicino. Comunque lui protegga tutti i vostri animali, soprattutto protegga l'uomo, che sia sempre ragionevole, mai un animale ragionevole. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Un bel augurio. Il Signore sia con voi. Dio onnipotente ed eterno, la tua benedizione scenda su tutti quanti noi e su questi animali. Fa che noi tutti conserviamo l'amore verso di te, il rispetto reciproco, l'armonia nelle nostre famiglie e la fede soprattutto nel Signore. Per Cristo nostro Signore. Siamo pronti? La benedizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, scenda su di voi, con voi rimanga per sempre. Amen. Io passo in mezzo a voi a benedire, poi le immagini sono qua sopra, prendete voi stessi. Non dovete depositare sopra, non preoccupatevi.